umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Che bello, tu mi entri con Mengoni, coraggio di essere umani, e qua si piange tutti. Come hai seguito la scelta del presidente Mattarella di andare? Io ci avevo pensato prima, devo dire, che abbiamo detto lunedì non facciamo il solito talk politico, non perché non abbia valore ovviamente, ma perché volevamo raccontare una storia di grandissima attualità legata appunto alla giornata sulla consapevolezza dell'autismo. Come hai... È un'iniziativa stupenda che dovrebbe essere ripetuta ed è magnifica, perché riuscire a includere a livello lavorativo questi ragazzi è stupendo, pensando che poi quando crescono c'è sempre molto poco. Chi è Leone? Leone è il figlio di mia moglie, Vanessa Bozzacchi, che è un bimbo di 9 anni, quasi 10, meraviglioso, ma con un autismo molto importante, ha un ritardo cognitivo, non è verbale, quindi non parla. E ha un disturbo dell'attenzione, quindi insomma un grado di disabilità. Io ho visto le foto, è un bimbo di una bellezza assoluta. Come si è accorta tua moglie del... A 15 mesi ha incominciato a vedere che Leone non faceva le cose che facevano un po' tutti i bambini. E quindi guardare, girarsi al proprio nome, a 18 mesi una pre-diagnosi e a 3 anni poi la diagnosi di autismo grave, perché Leone fino a... a poco tempo fa, a 7 anni, a 6 anni, non si girava al proprio nome, non si girava, appunto, non interagiva con le cose, latte, mamma, scuola erano le stesse cose. E tu, ovviamente, io ho detto non sei il padre biologico, però... No, io mi sono innamorato in corsa, ci conosciamo da 6 anni ed è stato un amore travolgente, perché è un bimbo puro. E quindi vieni travolto da uno tsunami di amore al quale non sei proprio abituato. Come riesci a comunicare con Leone? Come comunicate con Leone? Non comunichiamo con Leone. Adesso stiamo Quanto è doloroso non riuscire a comunicare con un figlio, con una persona alla quale si vuole bene? Io credo che le mamme, come Vanessa, siano delle persone spettacolari, perché Vanessa il primo abbraccio di Leone l'ho avuto a 7 anni. Perché prima Leone si ritraeva? Sì, si ritraeva, è un bambino che non stava fermo. L'affettività è un qualcosa che non tutti sviluppano. Quindi immagino per un genitore quanto sia drammatico non riuscire a ricevere amore dal proprio figlio. Perché poi appunto ci sono vari stadi dell'autismo, ci sono, no? Vari step, cioè, dell'autismo. Come vari step, quindi è ovvio. Leone tra i gravissimi. Noi parliamo in generale, ci sono i ragazzi bravissimi. Di South, e poi c'è Leone che però non potrebbe mai arrivare, probabilmente, magari sì, io glielo auguro. Diciamo, che cosa dicono ad i medici? Oggi è molto difficile. Ma i medici nessuno si espone, perché l'autismo è un mistero. Non avendo una causa scientifica. Non è una malattia poi, no, l'autismo? No, perché ci nasci. Quindi nasci con un disturbo del neurosviluppo ed è subdolo, perché non te ne accorgi, non è diagnosticabile. Quindi a un certo punto ti trovi il mondo di sotto, perché ti rendi conto che tutte le aspettative che hai avuto non erano quelle che ti immaginavi. Quindi te lo immagini che balla, che gioca, che va a pallone, certo. Poi cresce e a un certo punto lo vedi che qualcosa non funziona più. Ed entri in un vortice che è terribile, che le famiglie sono degli eroi, appunto, sono tutti degli eroi, perché è una cosa veramente molto complessa. Con Leone come va al giorno? Leone va a scuola, e sì. Fortunatamente con grandissima difficoltà, ma delle maestre di sostegno che si impegnano molto. Ovviamente hanno un programma totalmente diverso dai neurotipi, dai bambini normali, e poi ha delle ore di terapie, fa sport, cerca di fare, adora l'acqua, l'ipoterapia, e cerchiamo di riempire le sue giornate, perché più aumentiamo l'abilità di questi bambini e più io dico che allontaniamo il mostro dell'autismo. E peraltro ovviamente per un genitore che ha un bimbo che ha questo tipo di fragilità così importante, immagino che sia... Così abbia il peso dell'idea del dopo di noi. Quando stai toccando un tasto che per ora è un colpo al cuore, ogni volta che ne parlo mi si spezza la voce. Sì, perché il dopo di noi è un percorso, non è un posto che uno poi gli mette lì dentro. È un percorso, e noi abbiamo costituito una fondazione che si occuperà di questo, cioè di tutto l'amore che ricevono durante la loro crescita. Che si chiama Fondazione Mente. Mente perché la scelta di mia moglie, perché è meravigliosa. Mente perché è mente,
E mente perché è il suffisso di tutti gli avverbi che un po' girano intorno a questi bimbi, quindi amabilmente, diversamente, e quindi Fondazione Mente. E si occuperà prevalentemente di tutto ciò che è autismo e del dopo di noi, che appunto è, diciamo, è la domanda più profonda che ognuno di noi si fa. La ministra Alessandra Locatelli, ministra delle disabilità, alla quale abbiamo chiesto di intervenire, ci manda questo videomessaggio. Saluto con tanto affetto Leone, saluto Manuele, saluto anche Vanessa. Io penso che ogni famiglia come la vostra abbia bisogno e abbia anche il diritto di non sentirsi mai sola. Per questo credo che serva un cambio di prospettiva, un punto di vista che veda in ogni bambino, in ogni ragazzo, in ogni adulto con una fragilità o con un disturbo dello spettro autistico, un punto di forza anche della nostra comunità e per accrescere davvero anche in qualità il nostro paese. Ma penso anche che in quel non sentirsi mai soli serva davvero utilizzare un progetto di vita che metta al centro una persona e possa accompagnare la stessa famiglia insieme alla persona con disabilità o al ragazzo con un disturbo dello spettro autistico in un percorso chiaro con intorno tutti i servizi che possono garantire una qualità della vita, una dignità della vita migliore. In questa qualità della vita ci deve stare la dimensione sociale e anche la dimensione sanitaria, ma tutto insieme deve garantire l'unitarietà della persona. Io vi mando un grande abbraccio. La Presidente Meloni ha annunciato lo stanziamento di 77 milioni per migliorare la qualità della vita delle persone con disturbo per lo spettro autistico. Che cosa manca più di tutto, Manuele? Che cosa possiamo fare noi, lo metto tra 25 virgolette, normali? Manca non giudicare. Noi facciamo fare una vita al leone totalmente normale, ma mi rendo conto che un bambino che al ristorante urla, un bambino che si dimena, può sembrare maleducato, ma con un occhio più attento può capire che non è così. Loro sono bimbi che non hanno la pelle, quindi gli arriva tutto addosso. Quindi non giudicare, il peso dello sguardo è qualcosa che già li aiuta, e magari accogliere, perché integrare è accogliere la disabilità. Parliamone nel più possibile. Grazie Emanuele, saluta Vanessa.